Allora, ci vogliamo svegliare o no? Sì, erano intorno alla fine degli anni 90, ho avuto la possibilità di fare un po' di viaggi, grazie all'utile unito al dilettevole. Mi sono cercato un po' di lavori in giro, ho viaggiato dall'India al Messico, al Marocco, alla Turchia, al Portogallo. Mi sono fatto un po' di esperienza e poi tornato in Italia partecipai così casualmente a un concorso di una nota scarpa di cui non dirò il nome e vinsi un 5 giorni a Manhattan nello studio di Doggy Fresh, una figata allucinante. Fu una vera esperienza perché andai nel suo studio, ebbi la possibilità di fare un po' di freestyle con dei suoi prodotti, ragazzi giovani, ero l'unico bianco. E poi mi invitò a una serata, una jam all'Apollo di Harlem, conobbi Erykah Badu, Joe Stone, Magic Johnson, che la sua mano erano due delle mie. Una figata allucinante e nulla, e tornai infottato dando vita a un po' di progetti, tra cui Angeli e Diavoli, il mio primo mixtape, Senso di Presagio in fit con Naghe, e poi con la Ya Sound abbiamo fatto un mixtape Guarara Ray ed è uscito Parole e Fatti, Nato il Bambino, qualche giorno fa, e che dire, ascoltatevelo. E manco il tempo di svegliarti e sei seduto in postazione. Ti sei svegliato tardi e non fai neanche colazione. Nulla intorno a te, accendi il personal computer, lucine. Effettivamente tornare in Italia non fu proprio una bella esperienza, perché tornai nei primi anni del 2000. Già c'era il bordello, già non c'era lavoro. Col rap mi ha tirato fuori da un po' di casini che ho avuto. Dai, in Italia si sta anche bene, l'importante è che ognuno fa quello che si sente, quello che vuole. A noi ci piace fare il rap, quindi boom. Vuole farti fesso, io dirla tutta tornerei con la lavagna e il gesso. Che poi sta spancia fatto a fette, vecchiette che si taggano, ricette di orecchiette. Che l'album è stato diretto, prodotto, mixato da La Ya Sound, che sono un gruppo, una crew di sound da un po' di anni. Si era un po' perso nell'hip hop la cultura del vinile. Ora vabbè, adesso il presente è un po' diverso. Comunque a noi ci piace ancora quel retrogusto, quel rumore dello struscio, tutte queste cose qui. Quindi il sound system c'è, l'album ha parecchi sprazzi di reggae. E quindi dai, yo, a tutti i sound system. L'ombro ti spammo, ti invito, poi aggiungo un amico, un'amica, poi smammo. Auguri per il compleanno, due punti con la tonda e ci vediamo un altro anno. L'hip hop in Italia c'è. Ha cambiato faccia, è diventato un po' tutto più difficile, più chiuso, le regioni, le città. Non ho un sogno musicale, diciamo, nel cassetto. Mi è rimasto ben poco, solo i calzini nel cassetto. Però, che dire, dal basso dei miei 37 anni posso dire che ho voglia di far girare un po' la mia roba, la mia musica. E non ci credi, tra i miei amici c'è anche Lessi. E gioco il fantacalcio con Ronaldo, Zico e Messi. E parlo in chat con Da Brat, faccio un gruppo con Saddam. Tra i miei amici ci sta pure Butan Clan. E condivido con Totò, mando poche alla Morro. Oh, non sapevo fosse viva però. Ti fanno, ti aggiungo, ti dammo, ti linko, ti lobo, ti sbaglio.